2016 le sue idee stanno scuotendo e facendo implodere uno dopo l'altro gli stati nazionali. 243 pagine in cui uno dei più autorevoli osservatori a livello internazionale dei conflitti in Medio Oriente propone un quadro completo delle potenze in gioco e dei protagonisti che lottano per la supremazia in Occidente e nel mondo islamico. È il libro Jihad, guerra all'Occidente, che il direttore del quotidiano La Stampa, Maurizio Molinari, ha presentato a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, per iniziativa del Centro Culturale Mario Pannunzio. Nei 9.000 chilometri che separano Tangeri da Peshawar è presente una galassia di gruppi, organizzazioni, cellule e tribù rivali fra di loro, ma accomunate dal predicare la jihad come forma di dominio sul prossimo. Il risultato è un conflitto di civiltà tutto interno al mondo musulmano che ha identificato nell'Europa un proprio campo di battaglia. Siamo di fronte a un'ideologia totalitaria che minaccia la sicurezza di tutti noi. Il jihadismo è una deviazione dell'Islam, non ha nulla a che vedere con l'Islam, minaccia anzitutto i musulmani, ma poi tutti noi. La risposta deve venire anzitutto dall'interno dell'Islam sul piano delle riforme e della modernità, perché è un'ideologia totalitaria che punta ad devastare, abolire e combattere la modernità. E sul piano delle riforme il nostro compito è quello di sostenere chi all'interno delle comunità musulmane, dei paesi musulmani, si batte a favore della modernità. E in questa maniera possiamo dare la risposta più lungimirante e di lungo termine alla minaccia che il califfato di Abu Bakr al-Baghdadi porta alla sicurezza di tutti noi. Una minaccia anche tra noi europei, pochi ma bisogna fare attenzione. I foreign fighters sono una realtà. Le stime dell'antiterrorismo europea, che al minimo sono 3.000 persone ma potrebbero essere di più, e tutti noi abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione in ogni singolo paese fra cittadini e forze di sicurezza per contribuire a prevenire la loro violenza e ad arginare i pericoli che pongono.